Buongiorno a tutti, dopo tanto tempo torno a fare video e oggi voglio recensirvi un nuovo browser, o meglio, la nuova versione di Opera che è, diciamo, ancora in fase beta ed è stata trasformata in modo tale da avere peculiarità di Chrome e anche di altri browser. Innanzitutto, diciamo il motore grafico interno è proprio quello di Chrome, e devo dire che rispetto ad altri browser è veramente velocissimo a caricare le pagine e anche con estensioni tipo Adblock che ti bloccano la pubblicità, riesce a caricarmi anche alcuni siti che su altri browser con Adblock mi mostra lo stesso. Il link ve lo lascerò in descrizione, questo è il sito da cui scaricare Opera sia per Mac, questo è per Mac, però è presente anche per Windows e qua in alto potrete scegliere anche altri tipi di servizi come per il cellulare che c'è Opera Mini e per il tablet. Tra le pa particolarità di questo browser è che non ha preferiti o segnalibri per coloro che provengono dal mondo Firefox, ma ci sono delle specie di preferiti con il cuore. Infatti qua dice aggiungi all'archivio che vi verrà mostrato in questa sezione qua. Queste sono tipo lo speed dials, sono i siti e le cartelle che si possono creare. Come vedete, si possono anche creare cartelle in modo tale da raggruppare vari tipi di servizi, ad esempio i social con Twitter, Facebook, YouTube e altri siti che potrete aggiungere voi. Lingue, io ad esempio questo browser lo utilizzerò per l'università, quindi per le traduzioni e altro. Il link alla mia università e il link al mio account di Gmail. Dopodiché, sempre in questa sezione è possibile fare ricerche con Google con anche l'anteprima delle ricerche. Infatti, se noi clicchiamo con la F inizia a darci suggerimenti. Archivio ve l'ho mostrato prima, è un link che ho messo qua cliccando nella sezione aggiungi all'archivio. E scopri invece è una particolarità molto interessante, in quanto ci permette di vedere notizie di vario genere. Potremmo gestire il tipo di nazione lingua, quindi se mettiamo solamente Italia ci mostreranno solo notizie in italiano, e con la possibilità di scegliere il tipo di notizie che vorremmo ricevere. Ad esempio ho messo l'ambiente, l'intrattenimento, le notizie, lo sport e la tecnologia, ma voi ne potrete mettere anche altri. Per quanto riguarda il resto, ha la possibilità di cambiare i temi, di scegliere nuove estensioni e tramite un link, tramite Your Life Update, c'è la possibilità comunque di, che è un sito, vi permetterà, tramite un procedimento di inserire estensioni di Chrome anche qua. Ma comunque è già, diciamo, ben fornito. Certo, come browser è un po' particolare per il fatto che non ha un aspetto di cloud, non ha un aspetto di archivio a cloud, quindi archiviazione online, e non ha un aspetto di preferiti classici. Infatti noi non troveremo i nostri preferiti nella nostra sezione, ma li dovremmo aggiungere, o come vi ho detto prima, li dovrete aggiungere qua in queste sezioni qua. Quindi è un po' diverso dal solito browser. Io infatti lo utilizzerò più che altro quando pubblico notizie su alcuni siti, o ad esempio quando ho bisogno di utilizzare un browser in modo veloce, ad esempio in università, con alcuni link principali, quindi proprio minimizzato al massimo senza tutti i preferiti che utilizzo solitamente a casa. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Pollice su se vi è piaciuto, ovviamente. E sono sempre disposto a ricevere i vostri commenti e consigli. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video.